James Carter. Non molto tempo dopo che Norton ci aveva privati della sua compagnia, ricevetti una cartolina. Non c'era scritto niente, ma il timbro diceva Fort Hancock, Texas. Fort Hancock, proprio al confine. Fu lì che Andy lo attraversò. Ogni volta che me lo immagino diretto a sud su un'auto decappottabile, non posso fare a meno di ridere. Andy Dufresne, che attraversò un fiume di merda e ne uscì fuori pulito e profumato. Andy Dufresne, diretto verso il Pacifico. Edley l'ha afferrato per le spalle, no? E diceva, penso che questo ragazzo sta per avere un incidente. Noi che lo conoscevamo bene ne parlavamo spesso. E ne avevamo di cose da raccontare. Le chiedo solo 3 birre per i miei colleghi. E gliele ha date. È questo l'incredibile. Certe volte però ero triste pensando che Andy se n'era andato. Ma alcuni uccelli non sono fatti per la gabbia, questa è la verità. Sono nati liberi e liberi devono essere. E quando volano via ti si riempie il cuore di gioia perché sai che nessuno avrebbe dovuto rinchiuderli. Anche se il posto in cui vivi diventa all'improvviso grigio e vuoto senza di loro. Il fatto è che il mio amico mi mancava. È terribile vivere nella paura. Brooks Etley lo sapeva. Lo sapeva anche troppo bene. Io voglio solo tornare dove le cose hanno un senso. Dove non devo avere paura tutto il tempo. Una sola cosa mi trattiene. Una promessa che ho fatto a Andy. Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero? Zihuatanejo. Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. Per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine. Ho violato la libertà condizionata. Non credo che metteranno dei posti di blocco per questo. Non per un vecchio come me. Fort Hancock, Texas, per favore. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto, né a concentrarmi su qualcosa. Credo che sia l'emozione che solo un uomo libero può provare. Un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringergli la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni.